quasi Pasqua, dal laboratorio della pasticceria Bianchi noi vi insegniamo non a fare la colomba, perché è un procedimento lunghissimo, ma le colombine. Vero Bruno? Colombine a colazione, esatto. Allora, elenco velocemente gli ingredienti. Ci serviranno dei canditi, del lievito, del sale, delle uova, burro fuso, farina e zucchero. Esatto. Facciamo la solita fontanella, che ormai sei capace. Sì. Con la farina. Tutti gli ingredienti nella fontanella. Sì, cominciamo a metterci il burro. Il burro fuso. Il lievito, e incominci a amalgamare, che il lievito si scioglie. Ok. Le uova. Intere. Intere. Sale sempre dopo, ma insieme al lievito. E in ultimo lo zucchero. Adesso, lavora posso tutto. Girare tutto? Certo. Ok. Poi man mano che lavori la pasta aggiungiamo l'acqua. Un po' d'acqua, va. Adesso lavoriamo la pasta finché non diventa bella, liscia, elastica. Ci vuole il tocco del professionista per togliere bene, sì, tutti i grumi, certo, e tutte le cose. Il nostro panetto è quasi pronto, perché in questo momento ci vogliono i canditi. Ci aggiungiamo i cubetti d'arancio. A te l'onore. A questo punto il nostro impasto è pronto. E lo mettiamo a lievitare fino a raddoppiare l'impasto. Lo dobbiamo coprire anche? Certo. Il nostro impasto è lievitato e raddoppiato, come dice giustamente Bruno. Adesso procediamo a formare le colombine. Ne faccio una io e una te. Va, okay? Bene. Allora, prendiamo Sono preoccupata. Un pezzo di pasta così. Da questo pezzo di pasta lo dividiamo in due, che una parte faremo le ali e una parte il corpo. Così. Questo è il corpo, le ali. Queste le ali, ok. Sempre prima le ali. Dovrebbe essere abbastanza semplice. Sì. Faccio una biscia. Sì, brava, proprio. Adesso le metti sulla placca come ti ho fatto vedere io. Ok, allora, e faccio prima le ali. Sì. Così. Sì. Adesso lo stesso sistema fa il corpo. Metti, okay, l'altro pezzo come ho fatto io, chiudi le ali bene vicino al corpo. Sì. Ecco, la mia colombina. Ecco fatto, le nostre colombine adesso sono formate, adesso lo mettiamo a lievitare. Anche le colombine hanno lievitato, quindi sono più gonfie, hanno raddoppiato. Adesso andiamo avanti a prepararle e finirle. Ok. Allora, acqua, semplicemente acqua. Come mai l'acqua? Per far rimanere attaccato lo zucchero semolato. Nel frattempo è venuta a trovarci anche la moglie di Bruno, la Donatella. Anche lei è la pasticceria Bianchi, sono loro due. E il Bruno subito zucchero, al lavoro. Zucchero. Zucchero a velo, abbondante. Le nostre colombe sono pronte per essere infornate. Quanto devono stare in forno? 20-25 minuti, 180-190 gradi. Bruno, le nostre colombine sono pronte, sono bellissime. Tra poco si festeggia anche la Pasqua, perciò a tutti buona Pasqua. Ci vediamo mercoledì prossimo con una nuova lezione della Scuola di Tutti a Tavola. Ciao! Ciao! E a me non resta altro che assaggiare!